che incavolati siamo molto dispiaciuti e preoccupati, perché deve passare il messaggio che gli anziani non sono pacchi da spostare. Gli anziani sono e neanche da fragili in condizioni disagiate. No, però ascolta, non è così. La casa non Teresa, allora la casa non è inagibile. No, perché ci sono state dette delle cose. Non è inagibile. Una parte non è agibile. Allora, però diciamo così. Allora, il discorso è questo. Ma quando, scusate, non sta crollando. Però diciamo anche una cosa, scusa. I 20 anni non è successo mai niente, non è morto mai nessuno e non morirà mai nessuno. Non c'è nessun problema. La casa quando è soltanto aria fritta. È veramente penosa. C'erano anche i muri neri, è stata bonificata tutto quello che poteva essere fatto, le assicuro che è stato fatto, tutto quello che non è stato fatto lo dobbiamo fare. Allora, il punto è questo, senza entrare nel merito, disagiato o non disagiato, eccetera, il ruolo del comune, ho cercato di spiegarlo, è quello, se mi fa finire, il politico non è legibus solutus, cioè non è sciolto dall'osservanza della legge, c'è una legge ben precisa che per gli istituti, anche privati, che svolgono attività di tipo sociale verso soggetti particolarmente fragili, devono questi istituti rispettare determinate caratteristiche che sono elencate proprio puntualmente nella legge, nel regolamento di attuazione di riferimento. Il cronoprogramma che è stato chiesto è stato appunto redatto sulla base della necessità che questi requisiti fossero rispettati. La legge prevede che questo cronoprogramma debba avere la durata massima di 2 anni. Il cronoprogramma è stato tenuto per 2 anni, svolto per 2 anni, al termine del quale purtroppo tutti i requisiti non sono stati rispettati. Sulla base di questo e del fatto che esiste un precedente organo che è intervenuto, che sono i NAS, che hanno redatto verbale, il Comune non può che fare, in base all'articolo 35, quarto com, questo, dare il diniego dell'autorizzazione. Chiedo di mediare un incontro col prefetto. Io il prefetto l'ho già sentito. No, ma vogliamo sentirlo anche noi. Sì, ma perché devo fare da mediatore col prefetto? Okay. Abbiate pazienza. Il prefetto ci siamo già sentiti. Io non sono lo strumento in mano mediatore, scusate. La prefettura è già stata interessata del problema. Quando l'ho sentita mi ha detto, per sapere della possibilità, in base a quanto dice la normativa, se potessi concedere un'ulteriore proroga, mi ha detto una proroga massimo di 20 giorni per consentire un trasferimento morbido dei, tra virgolette, degli anziani.